Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi realizzeremo questo top estivo che ho chiamato Maya perché appunto l'ho realizzato per mia figlia Maya. Per questo progetto useremo questo cotone cablé numero 3 Delfino. Io lo so, alcuni di voi mi scrivono, però è caro, è vero, è uno dei cotoni che costano, però effettivamente la resa è meravigliosa, quindi ve lo consiglio. È un uncinetto da 2,5. Partiamo subito facendo 240 catenelle che andremo a chiudere in cerchio, quindi vi consiglio di vedere sulla il trucchetto per chiudere le catenelle in cerchio senza girare il lavoro quando ne abbiamo ovviamente tante, come in questo caso. Il trucchetto, lo ripeto, è quello di fare le prime 10 catenelle e poi di andare ad ancorare la parte dietro della prima catenella, quindi la terza asola, e ad ancorarla nel fondo dell'uncinetto. Ora, in questo caso io ho questo uncinetto qui, quindi devo sfilarlo per forza perché non ci passerebbe, e quindi vado, vedete, ad ancorare proprio direttamente con l'uncino questa terza asola della prima catenella e la tengo lì. Dopodiché continuo a lavorare le catenelle, in questo caso 240. Riportiamo le asole in l'asola dietro in avanti e cerchiamo di chiudere, vedete, con una maglia bassissima. In questo modo siamo sicure di non aver girato il lavoro. A questo punto facciamo tutto un giro di maglie alte, però io, per non creare il buchino nello spazio iniziale, faccio sempre 2 catenelle e poi nella stessa maglia faccio proprio una maglia alta. Ovviamente queste 2 catenelle ci servono per alzare il lavoro e non devono essere poi contate, naturalmente. Quindi andiamo avanti così tutto un giro, quindi ad avere alla fine ovviamente 240 maglie alte. Finito il giro, chiudiamo con una maglia bassissima, non appunto nelle 2 catenelle che ignoriamo, ma proprio nella prima maglia alta. E adesso abbiamo questo bel codone, vedete, per questo nostro primo giro. Adesso iniziamo a lavorare proprio il vero e proprio motivo. Allora, il primo giro del motivo è una catenella e una maglia bassa nello stesso spazio. Poi facciamo 4 catenelle, saltiamo 4 maglie di base e sulla quinta andiamo a lavorare una maglia bassa. Questa è la sequenza, quindi ripetiamo 4 catenelle, saltiamo 4 maglie di base e sulla quinta andiamo a lavorare una maglia bassa. Quindi ripetete questa sequenza per tutto il giro. E chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata, ovviamente non nella catenella, proprio nella prima maglia bassa lavorata. E questo è il primo giro. Per il secondo giro ancora archetti, quindi entriamo con una maglia bassissima nel primo archetto fatto del giro precedente e cominciamo a fare una maglia bassa sempre nello stesso archetto e poi ripetiamo 4 catenelle e andiamo a questo punto a lavorare direttamente sull'archetto successivo con una maglia bassa, quindi ancora più semplice, e così per tutto il giro. Terzo giro del motivo, sempre un altro giro di archetti, quindi la stessa identica cosa. Naturalmente prima abbiamo chiuso con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata, Quindi entriamo nell'archetto con una maglia bassissima, una maglia bassa, 4 catenelle e di nuovo nell'arco successivo una maglia bassa, così via per tutto il giro. Quindi questi primi 3 giri del motivo, 4 nella nostra lavorazione, ma prima i 3 giri del motivo sono giri di archetti.
E ovviamente anche qui chiudiamo con una maglia bassissima nella maglia prima maglia bassa lavorata. Adesso vedete, questi sono i primi tre giri del motivo. Quarto giro del motivo, facciamo 2 catenelle che non consideriamo e nello stesso spazio una maglia alta. Poi andiamo a lavorare direttamente nell'archetto da 4 catenelle e lavoriamo 4 maglie alte. Quindi questa è un po' la sequenza che dobbiamo seguire, cioè nell'archetto lavoriamo 4 maglie alte, mentre nella ex maglia bassa del giro precedente lavoriamo una maglia alta. E questo è il quarto giro del motivo, quinto della lavorazione ovviamente, però vi sto dicendo i giri del motivo perché ovviamente andremo poi a ripetere questo motivo fino a una certa altezza, però questo poi lo vediamo tra poco. Quindi continuate così per tutto il giro. Chiudiamo con una maglia bassissima, non nelle catenelle, ma proprio nella prima maglia alta lavorata. E questo è il nostro quarto giro del motivo finito, vedete? Quinto giro del motivo, 2 catenelle, sempre per non creare il buchino, e poi nello stesso spazio 2 maglie alte. A questo punto facciamo una catenella, saltiamo 2 maglie di base, sulla terza facciamo altre 2 maglie alte, quindi una sequenza semplicissima, sempre una catenella, saltate 2 maglie di base, sulla terza di nuovo 2 maglie alte. E chiudiamo sempre, non nelle 2 catenelle, ma con una maglia bassissima nella prima maglia alta lavorata. A questo punto dobbiamo fare altri 2 giri di questi gruppetti da 2, quindi è tutto identico. Quindi diciamo che il sesto e il settimo giro lo facciamo alla stessa maniera. Ci spostiamo nell'archetto da una catenella con una serie di maglie bassissime sul primo punto e sull'archetto. A questo punto facciamo sempre le nostre 2 catenelle per non lasciare il buchino e poi 2 maglie alte. A questo punto è ancora più semplice perché facciamo una catenella e passiamo direttamente nell'archetto da una catenella del giro precedente. Quindi ripetiamo, facciamo questo giro e poi ne facciamo un altro identico perché facciamo appunto il sesto e il settimo giro del motivo. Ogni tanto vi ricordo di contare perché devono sempre rimanere 240 punti. Quindi in questo caso dovrete avere 80 gruppi da 2, quindi 80 per 2 fa 160 più altre 80 che sono lo spazio da una catenella. Quindi ogni tanto contate. E naturalmente chiudiamo, ecco, vedete, io ho messo un marker, ma il marker lo metto soprattutto di legge quando ho la maglia bassa, ma altrimenti lo metto solo per avere un'idea di quanto manca nel giro. Vedete? Allora abbiamo questi tre motivi, tre giri di archetti, diciamo, un giro di quasi tutte maglie alte e poi questi altri tre giri di questi gruppetti da 2. Vi ricordo sempre di contare perché dovete avere sempre un totale di 240, quello non deve mai variare, va tutto dritto su. Adesso praticamente dobbiamo ripetere tutti questi 7 giri nuovamente fino a quando non avremo un'altezza di 30 cm. Però adesso vi faccio vedere come ripetere questo degli archetti una volta che appunto siete qui con il settimo giro finito. Allora, cosa dovete fare? Facciamo sempre una catenella e una maglia bassa, facciamo le nostre 4, ricordate, catenelle e andiamo a puntare sempre nella quinta, saltiamo sempre 4, ma l'importante è che considerate nei 4 anche la catenella ovviamente del giro precedente, perché anche quello è un punto, quindi dovete stare molto attenti a contare. Quindi contiamo, vedete, abbiamo fatto questa maglia qui, 1, 2, 3 la catenella, 4 la prima maglia alta del secondo gruppetto e 5 la seconda maglia alta del secondo gruppetto. Chiudiamo, facciamo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle e allargate bene anche il lavoro, questa 1 catenella, 1, 2, 3
e andiamo a puntare appunto nella prima in questo caso, perché si sposteranno ovviamente i punti. Quindi dovete avere solo questa accortezza di considerare sempre anche la catenella tra i due gruppetti come punto quando contate. E quindi saltate 4 e puntate nella quinta, sempre con una maglia bassa. Ovviamente fate tutto il giro, andrete a chiudere nella prima maglia bassa lavorata. Dopodiché sarà semplice perché l'abbiamo già visto in precedenza, entrate nell'archetto con una maglia bassissima, fate le 4 catenelle e puntate poi negli archi successivi. Questo tornate indietro e rivedete passo passo i motivi, tutti e 7 giri del motivo. Come vi dicevo, dovete continuare a lavorare il motivo fino a quando raggiungerete un'altezza di 30 cm circa. Allora, ecco qua il motivo, io l'ho lavorato 6 volte e adesso dobbiamo prendere le misure, vedete sono circa 30-31 cm, 32 anzi, e dobbiamo prendere le misure, lavoreremo solo la parte davanti. Allora, come facciamo? Dobbiamo intanto prendere il centro proprio del lavoro, quindi prendiamo il metro e misuriamo la lunghezza e prendiamo esattamente la metà mettendo un marker. Allora, nel mio caso è lungo 50, quindi la metà è 25, quindi io mi trovo la mia metà e vado a mettere un marker, un segno, insomma quello che volete, per stabilire la metà appunto di questo primo pezzo. Dopodiché dal centro con il metro mettiamo un altro marker da 14 cm, vedete? Fate partire 14 dal marker da una parte e dall'altra, perché dobbiamo lavorare la parte centrale, deve essere praticamente il davanti, deve essere lungo 28 cm totale. Quindi mettete un marker 14 di qua, 14 di là rispetto al centro naturalmente. Allora, adesso stendete bene il lavoro, ovviamente l'accortezza è quella di lasciare l'inizio, vedete, sul fianco, in modo che è sempre il punto che si vede un pochino di più, quindi in questo modo sul fianco si vedrà di meno. Stendete e contate gli spazi che ci sono dall'inizio fino al marker, in questo caso 9, perché potrebbe esserci una leggera differenza e non è importante in centimetri, quanto è però importante nella lavorazione. Quindi vedete, in questo caso anche qua vedete i miei 9 scattano invece nello spazio prima, quindi io sposto il marker, così abbiamo 9 spazi da una parte e 9 spazi dall'altra. Quindi controllate bene di avere la stessa distanza, quindi contate proprio gli spazi, di avere in questo caso 9, di entrare nel nono e appunto di finire nel nono. E a questo punto siamo pronti a lavorare. Come dobbiamo lavorare? Dobbiamo lavorare e ripetere il motivo, quindi 7 giri del motivo che abbiamo fatto finora, andando praticamente avanti e indietro solo sulla parte davanti. Quindi andiamo avanti e indietro così fino a quando raggiungeremo un'altezza totale, quindi con i 30 già fatto, di 42 cm più o meno. Quindi altri 12 cm ovviamente da lavorare. Ora vi faccio vedere come riniziare il motivo da qui e poi ovviamente andrete avanti da soli. Riprendiamo quindi il lavoro e possiamo a questo punto tagliare il filo perché andremo ad ancorarlo direttamente nel primo marker che abbiamo messo. Quindi
tagliamo, nodino di sicurezza e poi siamo pronti a lavorare. Andremo poi a nascondere tutti i fili in un successivo momento. A questo punto, leviamo il marker e entriamo, sempre facendo un cappietto, nella prima maglia alta, quindi non nell'arco, ma nella prima maglia alta del gruppetto da due. Una catenella per ancorare il filo, un'altra per alzare il lavoro e a questo punto dobbiamo fare una maglia bassa nello stesso spazio. Poi vi ricordate, il primo giro è quello degli archetti, quindi 4 catenelle, saltiamo le 4 maglie di base e naturalmente nelle 4 maglie di base, lo ripetiamo, dovete considerare anche lo spazio da una catenella del giro precedente, quindi saltiamo 4, entriamo nella quinta con una maglia bassa e ripetiamo di nuovo 4 catenelle, eccetera, fino alla fine di questo giro, cioè fino ad arrivare all'altro marker. Quattro catenelle e a questo punto contiamo sempre le nostre 5 maglie, vedete, arriviamo proprio nella prima maglia alta del gruppetto, vedete, con una maglia bassa e questo è il nostro primo giro del motivo, il primo degli archetti. Per il secondo giro del motivo, una catenella, giriamo il lavoro. E è ancora più semplice qua perché facciamo subito nell'arco la nostra maglia bassa, di nuovo 4 catenelle e andiamo a puntare nel successivo arco con una maglia bassa e così fino alla fine. Vi ricordo, senza farvelo vedere nuovamente perché questo è un passaggio semplicissimo, che dovete fare la stessa identica cosa per un altro giro perché dobbiamo avere alla fine tre giri di archetti, quindi ripetete questo ultimo giro che stiamo facendo ancora una volta. Dopo i tre giri di archetti, adesso facciamo quello con tutte le maglie alte, vedete? Quindi facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e subito nello stesso spazio lavoriamo una maglia alta. A questo punto, invece, ci spostiamo direttamente nell'archetto del giro precedente e lavoriamo 4 maglie alte. Quindi vi ricordo 4 maglie alte nell'archetto e una maglia alta nella maglia bassa del giro precedente. Facciamo anche l'ultima maglia alta, adesso andiamo a fare i tre, vedete, questi tre giri di 2 maglie alte, di gruppetti da 2. Facciamo sempre 2 catenelle che non consideriamo e nello stesso spazio lavoriamo 2 maglie alte. E come fatto in precedenza, vi ricordo, facciamo una catenella, saltiamo 2 maglie di base e nella terza di nuovo il gruppetto da 2. E così per tutto il giro e così per un totale di altri di 3 giri totali. Quando finite il primo giro vi troverete con le due gruppetto da due. Allora cosa dovete fare? Facciamo sempre le 2 catenelle e giriamo il lavoro, ne aggiungiamo un'altra solo per creare un po', diciamo, di struttura e andiamo a lavorare direttamente nell'arco della catenella del giro precedente, andiamo a lavorare le nostro gruppetto classico da 2 maglie alte. Quindi diciamo che aggiungiamo in questo caso questa diciamo, maglia alta in più all'inizio solo per una questione diciamo, di struttura del lavoro. Vedete, in questo modo rimane un pochino più dritto il lavoro. E anche ovviamente alla fine facciamo sempre una maglia alta, sempre un po'
diciamo, mantenere più dritto il lavoro, vedete? Quindi poi di nuovo 3 catenelle e giriamo nuovamente il lavoro e siamo pronti a ripartire sempre nello spazio da una catenella con le due maglie alte, eccetera, eccetera. Quindi diciamo questa piccola modifica esclusivamente per mantenere questa parte del lavoro un po' più dritta. Continuate quindi a lavorare il motivo fino a quando appunto raggiungerete un'altezza complessiva di circa 42 centimetri. Adesso poi andate a ripetere un'altra volta i 7 giri del motivo e saranno sufficienti per l'altezza che vogliamo. Una sola accortezza, dovete fare attenzione quando fate adesso il motivo degli archetti, cioè facciamo sempre una catenella e giriamo il lavoro, però vi ricordo che abbiamo fatto, diciamo, una maglia alta in più sui lati per avere un po' più di struttura, quindi voi basta insomma che fate una maglia bassissima nella maglia successiva e siete di nuovo riposizionati nel modo giusto, insomma tutto qui. Ma poi non è importante, anche la fine vedrete sarà un po' spostata ovviamente perché abbiamo fatto queste due maglie alte solo diciamo in più per struttura, però l'importante è che voi contate sempre i 4 punti da saltare compresa la catenella e poi entrate con una maglia bassissima nel quinto. Vedete, alla fine, come vi stavo dicendo, non è importante questo piccolo punto, anche se c'è questo piccolo gradino, perché tanto poi adesso vediamo come andremo a fare tutta una rifinitura tutto intorno. Quindi continuate a lavorare il motivo. Abbiamo finito, vedete, abbiamo lavorato 2 volte il motivo, adesso andiamo a rifinire il tutto. La prima cosa che facciamo è un giro proprio di maglie basse tutto intorno. Quindi semplicissimo, tutto intorno con solo qualche piccola accortezza negli angoli che adesso vi spiego. Quindi la prima cosa da fare è una catenella, giriamo sempre il lavoro e iniziamo a fare maglia su maglia, compreso lo spazio da una catenella, quindi anche nello spazio da una catenella con una maglia bassa. Arrivati nell'angolo, l'accortezza è di fare 2 o più maglie, questo lo dovete vedere un pochino ad occhio, l'importante è che non si arricci per appunto arrotondare l'angolo. Dopodiché continuate a lavorare le maglie basse, anche qui un pochino ad occhio perché appunto sul lato ovviamente non abbiamo la maglia ben definita, però insomma non si deve né arricciare né essere troppo lento. Invece, quando arriviamo qui, vedete nell'angolo proprio del sottobraccio, dobbiamo fare 2 diminuzioni. Quindi facciamo 2 maglie basse lavorate insieme una volta e poi ancora una. La parte della schiena, però, quindi tutto lungo la schiena, dobbiamo fare una diminuzione ogni 4. Quindi lavoriamo 4 punti. Quindi attenzione anche qua allo spazio da una catenella. Dopodiché facciamo una diminuzione così fino all'altro angolo, appunto, dell'altro sottobraccio, quindi solo, diciamo, la linea della schiena. Ripeto, andiamo a lavorare i primi 4 punti, compreso, ripeto, spazio da una catenella, perché lo consideriamo un punto anche quello, quindi facciamo questi 4 punti e poi facciamo una diminuzione. Arrivati alla fine, vedete, facciamo gli ultimi 1, 2 e 3. Non è importante se non facciamo tutti e 4, ma l'importante è che capite che quando siamo proprio nel sottobraccio, nell'angolo, dobbiamo lavorare come fatto in precedenza, 2 diminuzioni. Dopodiché, fatte queste altre 2 diminuzioni nel sottobraccio, proseguiamo a lavorare una maglia bassa in ciascun punto, più o meno, nel senso che siamo sul lato, quindi non sono molto chiari, però dovete avere, come vi spiegavo prima, l'accortezza solo di non fare in modo che si stringa troppo il lavoro né che sia troppo largo. Quindi lo vedete un pochino ad occhio. Arrivati
Naturalmente sull'angolo facciamo una maglia bassa in più per arrotondare il lavoro. A questo punto possiamo chiudere con una maglia bassissima e potete anche tagliare il filo. Qui abbiamo finito così, adesso ci posizioniamo sulla schiena perché appunto facciamo un altro giro di diminuzioni. Entriamo sempre qua nel sottobraccio, vedete proprio nell'angolo, entriamo con il filo, facciamo il solito cappietto che ancoriamo con una catenella. A questo punto facciamo una maglia bassa. Sempre nello stesso spazio, adesso siamo pronti a lavorare e a fare una serie di questa serie di diminuzioni. E la facciamo prendendo proprio, facendo una diminuzione, quindi due maglie insieme per tutta la lunghezza della schiena. Quindi semplicissimo, lavoriamo proprio due punti insieme fino alla fine, fino ad arrivare appunto dall'altra parte, nell'altro angolo del sottobraccio. Facciamo anche l'ultima diminuzione e poi chiudiamo nella maglia successiva con una maglia bassissima e abbiamo a questo punto finito. Adesso facciamo un'ulteriore rifinitura facendo il punto gambero. Facciamo una catenella e puntiamo l'uncinetto dietro per questo punto gambero. Il punto gambero non è nient'altro che una maglia bassa lavorata anziché andare in avanti, indietro. Quindi vedete, puntate l'uncinetto indietro. Prendete il filo e fate una semplice maglia bassa. Questa operazione la facciamo lungo tutto proprio il perimetro, quindi non solo sulla schiena, però continuiamo ad andare oltre, quindi anche sulla parte davanti, insomma facendo proprio il giro completo. In questo modo avremo un bordino, non solo stringiamo anche un pochino il lavoro, ma abbiamo proprio un bordino rifinito. Facciamo anche gli ultimi punti e come facciamo anche con la maglia bassa, chiudiamo l'ultimo con una maglia bassissima. A questo punto possiamo tagliare il filo e abbiamo proprio finito. E vedete come viene tutto ben definito e rifinito con questo bordino e con il punto gambero. Adesso dobbiamo attaccare un laccetto così, facciamo una semplice catenella. L'unica cosa che dovete fare è prendervi la misura, diciamo, del girocollo, che nel mio caso è 40 centimetri, nel caso di maglia ovviamente 40 centimetri, e quindi io farò una catenella lunga 40 centimetri. Fatta la nostra lunga catenella, di cui non so il numero perché appunto ho misurato solo fino a 40 centimetri, andiamo a cucirla proprio col lago sulla parte davanti, ovviamente da una parte e dall'altra. Quindi munitevi di ago, io sto usando questo da lana, così insomma è più facile anche infilare il filato, che ovviamente è lo stesso. E andate a cucirlo appunto su un angolo e poi sull'altro. Ora sapete che con la telecamera mi è difficile cucire perfettamente qualsiasi cosa, quindi ve la faccio vedere insomma per darvi un'idea e poi ovviamente continuate da soli. Comunque, siccome il filato è lo stesso, non si vedrà assolutamente niente. Voi entrate, uscite, ancorate bene da una parte e dall'altra e poi il gioco è fatto. Adesso facciamo il bordo, diciamo che rifiniamo il bordo facendo questo punto ventaglio, quindi questa serie di ventaglietti in modo proprio da dare ancora più armonia al top. Allora, semplicissimo, vi posizionate in un qualsiasi punto, vi consiglio di stendere bene il lavoro e mettervi sul lato, ovviamente, sempre dove si vede meno, e appunto con l'uncinetto ancorate il filo.
Una volta ancorato il filo, facciamo 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, e sempre nello stesso punto facciamo altre 5 maglie alte. Quindi il ventaglio è composto da 6 maglie alte. Nel primo caso la sostituiamo con 3 catenelle, ma poi ovviamente lavoreremo le 6 maglie alte. Fatte le 6 maglie alte, quindi abbiamo fatto il nostro primo ventaglietto, eccolo qua. Cosa dobbiamo fare? Una catenella, saltiamo 2 maglie di base, una e due. Nella terza lavoriamo una maglia bassa. A questo punto facciamo di nuovo una catenella e saltiamo ancora 2 maglie di base, e sulla terza continuiamo a fare il gruppetto, il ventaglio, da 6 maglie alte. Quindi questa è la sequenza da seguire per tutto il giro. Quindi facciamo queste 6 maglie alte. Una volta fatte le 6 maglie alte, facciamo la nostra catenella, saltiamo 2 maglie di base, sulla terza facciamo una maglia bassa, di nuovo una catenella, e di nuovo saltiamo 2 e di nuovo 6 maglie alte, e così via per tutto il giro. Alla fine, naturalmente, chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella delle prime 3 fatte. 1, 2, 3 ed ecco qua. E abbiamo a questo punto finito. Adesso ci dobbiamo preoccupare di sistemare tutti i fili, filetti di tutto il top, naturalmente. Intanto vi faccio vedere, dopo aver tagliato il filo, il risultato finale di questo bordino, che è molto molto carino. Vedete? Semplicissimo, però insomma c'è da questo effetto. E adesso andiamo a sistemare i fili. Ve ne faccio vedere uno come al solito e poi continuate da soli. Con l'ago passiamo sempre ovviamente sul retro del lavoro, là dove la lavorazione è più fitta, un pochino il filo. Non occorre andare tanto in giro. Passate un pochino e poi potete tagliare, e questa operazione la dovete fare per tutti i fili che avete. Ed ecco il top finito, che poi è una magliettina, insomma, una magliettina estiva. E a Maya è piaciuta tanto, sono molto contenta e spero sia piaciuta anche a voi. Vi lascio nell'end card il video consigliato, tutti i link li trovate nell'info box, e io vi aspetto naturalmente al prossimo video.